interminabili liti di famiglia o che accompagna le giornate di foschia, il cielo bianco, una pellicola sul sole malaticcio, le ombre incerte, le scale, scale esterne affacciate sul cortile, tutte pregne di quell'aria così ferma, soffocante, e Diego Balli si svestì mentre saliva. Dalla borsa tracolla e dalla giacca di montone spirò il mazzo di chiavi dalla tasca e inserì quella ramata nella toppa. La chiave non girò. Ma che diamine! E di nuovo provò a ruotare il polso e di nuovo nessun clac, né a destra né a sinistra. Ma che diamine! E si prese la giacca sulla spalla e tirò fuori la chiave. Era lei, nessun dubbio che fosse lei. Ma schinò, analizzò la serratura passandosi la lingua contro il labbro superiore e... con quel caldo e con quel fiacco mal di testa che pian piano gli premeva sulle tempie, col colletto del montone contro il collo, lì a farglielo irritare, si risolse a provare le altre chiavi, quando udì i passi dall'interno. A quell'ora, dunque, era già rientrata e rimase a osservare la porta che si apriva. Un uomo, sui 50, mocassini e capelli brizzolati, buttò lo sguardo in giù. Ma cosa fa? «E lei chi è?» chiese Diego, con gli occhi stretti e affaticati, appoggiandosi man mano che si alzava col palmo e col mazzo di chiavi contro il muro. «E Laura, mia moglie? Dov'è? Dove sta?» «Certo non a casa mia, casa sua?» E Diego schiaccigliò, poi si mise ad annuire. Ho capito, senta, annuendo stancamente. «Senta, a me spiace rovinare questo scherzo, ma non credo di sentirmi troppo bene». «Guardi», disse alzando le braccia, mostrando la camicia sudata e poi il montone, «e siamo in pieno inverno. Per cui non credo proprio che», ma si interruppe, confuso dallo sguardo dell'uomo e dallo scorcio alle sue spalle, un quadro dalle forme geometriche sovrastava uno schermo piatto e scuro, una poltrona e un divano in pelle avevano sostituito le sedie in vimini e dal muro sopra il camino, che era ancora lì, perlomeno il caminetto, qualcuno aveva tolto le maioliche comprate in viaggio di nozze. Si massaggiò le fronte e strizzò gli occhi. «Tutto bene?» chiese l'uomo. «Se ha bisogno, se vuole», cominciò, ma poi inclinò la testa per guardare fissamente. «Come si chiama?» «Balli, Diego Balli». Quello che è. Buonasera a tutti. Quello che ho appena detto è l'incipit del libro di cui parleremo questa sera, che è appunto Padri di Giorgia Tribuiani. Questo è il secondo appuntamento di Congetture sui libri, una rassegna dedicata al mondo della letteratura che nasce da desiderio di esteticamente.com, il sito che ha dato vita a questa rassegna, per cui alcuni di noi scrivono, alcuni presenti qua scrivono. Questa è appunto la seconda serata. Ringraziamo il Bar Gramsci per l'ospitalità e la voglia di fare questa rassegna insieme a noi. Ringraziamo Alaska stasera nella persona di Maria Chiara, che è la libreria che appunto ha fornito i libri, ma soprattutto ringraziamo Giorgia Tribuiani per essere qui. Abbiamo Giorgia Tribuiani, leggo una breve presentazione che abbiamo scritto noi e poi abbiamo il nostro gioco dei 100 pistole da sottoporti. Livia dal... tu non sapevi niente, abbiamo tratto qui con l'inganno, ci sono molti scrittori che ancora fuggono lontanissimo da qui. Giorgia Tribuiani è nata dall'Alba Adriatica, giusto? Ecco, perfetto. Che lavora come docente di scrittura creativa presso la Bottega di Narrazioni di Giulio Mozzi. Ha esordito nel 2018 con il romanzo Guasti, edito da Voland, che tra l'altro noi abbiamo recensito da subito. Con Fazio Editore nel 2021 ha pubblicato Blu e quest'anno Padri. È in uscita Binari, che tra l'altro sarà presentato tra poco, e Superstar per Tetra. Però questa sera tra l'altro avremo una notizia in anteprima, non so se possiamo dirla prima o dopo. Sì, è stata appena comunicata. Allora, posso dire una cosa, no? Cioè, noi siamo piccolini, facciamo questa cosa in modo piccolo, però abbiamo il quarto libro che abbiamo scelto il 10 gennaio è entrato in appena abbiamo chiamato qua è entrato in semifinale lo Scerbalenco, così Paolo Maggiori, no, tutto vero, è tutto vero.
E invece Giorgio Tribuiani, è venuto a questo punto a presentarti. L'estratto di Padri è partecipato a un premio negli Stati Uniti e quindi ha vinto, ti saluto oggi. Tradotto negli Stati Uniti è un po' come ricevere un assist di Messi, però ecco, è sostanzialmente per uno scrittore credo che siano poche le cose, no? Sì, ecco. Però beh, un altro applauso, insomma, grazie a tutti. Allora, noi partiamo subito raccontando un po' noi facciamo questo gioco del tweet, no? Cioè noi abbiamo scritto un tweet che intelligentemente io non ho portato, quindi lo dovrò recitare a memoria, e tu ci devi dire se abbiamo riassunto sufficientemente bene la trama del tuo libro. Allora, potrei anche leggerlo perché è lo stesso. Scusate, posso? Questo è l'abbattimento della quarta parete, no? Cioè non c'è distanza tra pubblico e show. Ok. Un padre, Diego Valli, torna dalla morte in una giornata qualunque. Il figlio Oscar, smarrito, non crede all'uomo che si dichiara suo padre, poi si abbandona al surreale tra normalità e follia, accogliendolo a casa in accordo con la figlia Gaia e contro il parere della moglie Clara. Dopo un incipit paradossale, Padri si rivela un libro grottesco e dissacrante sulle relazioni familiari. Bellissimo. Non l'ho scritto io, quindi... No, l'abbiamo scritto noi, l'abbiamo scritto noi. Ecco, può essere un modo sintetico di raccontare il tuo libro, ecco? Sì, secondo me assolutamente sì. Allora io volevo lavorare su una storia che parlasse di famiglia, della resurrezione all'interno di una famiglia, ma in una maniera un po' anticonvenzionale, perché sono un'appassionata di narrativa fantastica, intendendo proprio tutto il fantastico, quindi non il fantasy, ma diciamo da Gogol a Kafka a tutta la letteratura russa e intereuropea. E mi piaceva l'idea di partire proprio da un incipit che fosse, ovviamente con il mostro, prendendolo come mostro sacro, kafkiano, quindi che raccontasse un qualcosa di assolutamente incredibile e impossibile, con una resurrezione proprio all'inizio libro, nelle primissime pagine, e poi questa risurrezione però fosse l'unico elemento fantastico all'interno del libro, nel senso che non ce ne sono altri. C'è questo, che è deflagrante ovviamente, perché la resurrezione di un genitore che è morto torna dopo 40 anni nello stesso corpo e con la stessa età di quando è morto, quindi fondamentalmente potrebbe essere il figlio del figlio che ha lasciato. E però da questo momento in poi tutto quello che succede, quindi tutta la trama, tutta la serie di eventi che si susseguono, sono praticamente reazioni a catena, cioè non ci sono più altre parti del fantastico. Si crea sicuramente una situazione grottesca, perché da un certo punto di vista, ecco, questa bellissima esperienza di miracolo che questa famiglia potrebbe fare, in realtà viene vissuta come qualcosa di spaventoso, di difficile da accettare, viene vissuta con rifiuto, no? Perché mi sono chiesta in quanti modi si può reagire, no, a un qualcosa di così impossibile. Si può reagire. Infatti, ecco, no, sei talmente brava che devo interromperti. La prima volta che mi succede con uno scrittore, però abbiamo proprio questa la cosa che ci incuriosiva, no? Cioè il fatto che c'è questo inizio, questo incipit, no, che è deflagrante, è usato proprio un termine, secondo me, adatto, è deflagrante, e poi succede che però tu non usi più questo escamotage in realtà, cioè. Ma usi questo, permettimi, fuoco d'artificio incredibile, e poi in realtà parli di rapporti familiari, cioè scrivi un libro sulla famiglia, cioè sui rapporti generazionali anche. Sì, sì, è esattamente così. Prima parlavo appunto di Kafka come modello in quanto mostro sacro, e anche lì, no, c'è questa trasformazione in Orrendo incerto il mondo di Gregor Samsa. Però da quel momento in poi non c'è più nulla di fantastico, no? Infatti anche lo stesso Todorov, che poi diciamo, teorizza la letteratura fantastica, dice fino a quel momento lì c'erano nel fantastico tante piccole tracce, no? Penso al Giro di vita di Harry James, dove inizialmente sono questi bambini che sono un po' strani, poi sembra essere una storia di fantasmi, poi ci sono le visioni fino a quando il fantastico non esplode. Invece in Kafka succede il contrario, cioè esplode tutto quanto all'inizio,
E poi c'è una storia di famiglia, fondamentalmente. Allora volevo mantenere un po' questa struttura nella forma romanzo. Tra l'altro, se non sbaglio, ma controllo subito, tu citi Lettera al padre. Sì. Tra l'altro, con le prime due risposte mi hai fatto vincere dei soldi. Perché io avevo scommesso su letteratura russa e Kafka. Avevo scommesso dei soldi, quindi grazie intanto. Fantastico. Lasciare che l'irreale divenisse normale, si facesse l'abitudine nel frattempo, come suo padre il giorno prima, cercare riparo nelle cose conosciute. Questa frase a me ha colpito molto, è una frase in cui è già avvenuto lo scoppio, eccetera, e subentra questa normalità. E a noi ci è venuta in mente quella frase di Grant Green, l'americano tranquillo, dove lui dice che la normalità, la quotidianità salva poi dalla follia, no? Ecco, c'è questo aspetto del miracolo, no? Tu non lo chiami mai miracolo, mi pare, nel libro, ecco, però c'è questo miracolo, però il miracolo a un certo punto sembra quasi che si trasformi in un pasticcio, o semplicemente forse si normalizzi, no? Nel senso, come molte delle cose della vita, no? Poi diventano normali. È corretta questa sensazione? Sì, è verissimo. Tra l'altro, l'unica volta che è quasi nominato è essere negato, perché alla fine a un certo punto, no, questo nonno risorto dice: questo non è il mio tempo, questo non è il mio miracolo, nel senso è qualcosa di talmente spaventoso anche per qualcuno, no, risorgere e trovarsi tutto un altro tipo di tempo, cioè gli è stato davvero ridato qualcosa o gli è stato sottratto e restituito in un altro modo. Sono molto d'accordo su quello che dici per quanto riguarda le cose familiari, no? Perché io penso, se succedesse per me qualcosa di assolutamente deflagrante, che cosa farebbe? Probabilmente andrei a fare colazione, questa mattina sveglia, no? Cercherei comunque una sorta di rifugio nelle cose conosciute. Cercherai un appiglio, infatti hai fatto bene prima a bloccarmi perché stavo bruciando la domanda. Sì, ma mi pagano per questo. Perché... Stavo dicendo, come si può reagire al miracolo? Non lo si può negare, lo si può accettare, ma si può anche decidere di guardarlo soltanto ogni tanto, no? Quindi continuo a fare la mia vita, cerco di normalizzarlo e soltanto ogni tanto su tecnica, quando mi copro le mani ma apro poco le fessure tra le dita, continua a guardarlo. E quindi ecco, questo padre che fa? Gli cerca un lavoro, una sistemazione, questo certo. Sorto, perché lui quello conosce, cioè conosce le cose del quotidiano, no? Ecco, in questo aspetto del libro che personalmente, cioè noi tutti abbiamo trovato veramente l'elemento forse più forte, no? Cioè il fatto di usare un incipit così forte e poi di giocare invece su tutt'altri toni, no? Quindi anche di non accontentarsi di una cosa che sarebbe stata immediatamente esplosiva. Però in questa scelta di normalità tu non scegli una figura casuale, scegli un padre, cioè scegli una guida, no? Una guida che però torna, era alcolizzato prima, comunque beveva abbastanza prima, beve dopo, cioè fumava prima, fuma dopo, cioè non è tornato migliorato, no? Ecco, questa è una cosa che colpisce, cioè come secondo te si poi cioè questo concretizzarsi nel quotidiano, no? di una guida, cioè tu distruggi molto, no? In qualche modo la figura della guida, è una sensazione che abbiamo avuto noi o è insomma, reale? No, è vero, no, perché secondo me è proprio nel percorso, no, di tutte le persone rispetto a un genitore, cioè inizialmente c'è l'idealizzazione, certo. E secondo me il protagonista, poi uno dei protagonisti, quindi questo figlio che si vede risorgere il padre, non solo l'ha perso che era bambino, quindi probabilmente nel massimo dell'idealizzazione, ma è vissuto anche in questo ricordo, no, molto nostalgico del padre, perché poi anche nella morte, no, c'è sempre: era il migliore di noi, il grande Diego Valli, quanto ci manca Diego Valli, no? Che sono, cioè, è normale, è giustissimo, fa parte poi del cognato. Quindi c'è una doppia idealizzazione da parte di Oscar. Conoscerlo è riconoscerlo, ma scoprire anche una persona diversa, no? Perché poi chiaramente nell'adolescenza, nella giovinezza, i nostri genitori li conosciamo meglio. Non so se li conosciamo mai effettivamente come persone e non come qualcuno, cioè in relazione a noi, come persone a loro a sé stanti e non quindi soltanto in relazione a noi. Perché ecco, prima abbiamo citato Kafka, nella Lettera al padre, cioè nel finale proprio della Lettera al padre, dopo che Kafka si è messo a raccontare tutte le motivazioni per cui questo padre era un padre severo, molto rigido, molto autoritario, eccetera, alla fine della lettera scrive: sì,
È vero, tutti gli esempi che ho fatto vanno a confermare la mia tesi, però nella realtà sicuramente le cose non sono andate in maniera così coerente, no? Quindi, cioè, butta giù fondamentalmente tutta la lettera in questo desiderio proprio di sincerità, perché è vero, noi quando magari diciamo io sono timido perché mio padre era così, io sono lo studioso perché mio padre voleva che... Possiamo un po', no, trasformare questi genitori in personaggi per reinterpretare, per rivedere la nostra vita, no? Quindi sempre in relazione a noi. Allora mi interessava il percorso velocissimo che questo povero Oscar, oltre cinquantenne, deve fare per andare, insomma, a coprire tutta quella parte che c'era dei suoi 8 anni quando ha perso il padre fino ai 50. Quindi chiaramente è una velocissima perdita di idealizzazione. Certo. E poi però trova qualcosa che funziona. Sì, poi ci sono delle scene che colpiscono molto, cioè, senza spoilerare, come si dice, colpisce molto quando lui va a comprare la moto bicicletta, no? Perché, cioè, il figlio che si preoccupa, che poi però in realtà è un passaggio normale nella vita, perché a un certo punto sono i figli che si occupano dei genitori, no? Quindi, però colpisce molto questo aspetto, questo cambiamento tra i due ruoli, no? Anche in un evento così. Sì, tu prima hai detto che a un certo punto diventa grottesco, chiaramente il cortocircuito è fatto anche dalla questione per cui il padre, tornando con la stessa età di quando è morto, si ritrova più giovane del figlio. Quindi il figlio, vedendo questo ragazzo, no, che non riesce a inserirsi di nuovo nel mondo del lavoro, eccetera, ha tutta una serie di preoccupazioni, cioè gli devo trovare un lavoro, come ce lo mando al lavoro, gli compro l'elettricicletta, sì, no? Sì, sì. E cerco di fare di tutto per far avere una vita dignitosa a questo ragazzo che sta qui a casa mia e che mi sembra una brava persona. Cioè, quindi c'è proprio appunto questo cortocircuito di età e di rapporto. E ogni tanto però invece comunque si rovescia, no? Perché quando si ricorda che il padre... a me è capitato spessissimo magari anche di vedere degli omoni giganteschi, no? Cioè dei figlioni giganteschi accanto a dei padri mingherlini timidini, ma avere sempre questo rapporto, no? di soggezione magari, perché a un certo punto lo scrivo anche nel libro, no? Che nel teatro del rapporto familiare comunque c'è proprio un rovesciamento a volte, anche se il figlio è molto più anziano, il figlio è molto perché più è ruolo grosso, forse no? Per quanto più ruolo, certo. Che stravolge. Allora, a proposito proprio di questo tema, abbiamo scelto questa, l'hai scelta tu, ma insomma intanto era una delle letture probabili che avevamo proprio selezionato anche noi. C'è una scena in cui c'è un incontro fra la figlia, i protagonisti, non so se l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, sono il figlio, il papà che torna dall'aldilà, la figlia del figlio e la moglie del figlio. Ecco, questi sono i personaggi. La moglie è la più miscredente, cioè quella che non crede che sia il padre, mi correggimi se sbaglio, mentre invece la figlia dà credito, anche perché non ha mai conosciuto il nonno, se non sbaglio, no? Per cui vuole, anche questo è un elemento che mi aveva colpito molto. No, gridò lei, ghermendo il beauty e ficcando tra gli smalti la pinzetta e la mano tutta intera. No, io sono stanca di ascoltare le storie del nonno, che gli manca nonna Laura, non vuole rivedere i vecchi amici. Lo sapevi? L'hai ascoltato papà e il nonno? E poi la mamma, i suoi messaggi, le sue mail, e piccola cucciolina, e ti metti pure tu e sai che ti dico? Sono stanca. Stanca di dover mandare avanti questa casa, di dover finire la tesi e farlo pure da abbronzata. Adesso pure da abbronzata. Sono stanca dei tuoi test, papà, delle tue prove da superare, del tuo stupido affetto appunto. Dai. Entri in bagno e lasci la scia di fumo. Neanche la senti più, papà. Lui cominciò a insaponare la caviglia. Non la senti, vero? Come tutto il resto. E nonostante tutto, sei ancora qui a chiederti se Gaia Valli sia poi all'altezza di essere sua figlia. Gaia, ma tu sei... Lascia stare, ci ho pensato, papà, guardami. Non sono più la bambina che supplicava la tabaccaia di adottarla per non tornare a casa con una C sul diario. Non ho più paura di finire in collegio. Ma io non ho mai fatto sul serio, papà, davvero. Il tuo brutto voto è un fallimento. Per me va bene. Come mi va bene che mamma continui a scrivermi messaggi pieni di patatella e cucciolella e non abbia avuto il coraggio di parlarmi della separazione.
Oscar accavallò le gambe e posò l'asciugamano sul bidet di fronte alla vasca. Aveva indossato lo sguardo della sua unica figlia. Aveva indosso lo sguardo della sua unica figlia. Occhi che aspettavano e aspettando contraddicevano ogni parola che la bocca pronunciava. Occhi che chiedevano una risposta, una smentita, la dimostrazione scientifica che si era sbagliata, che si poteva fare qualcosa per loro. Eppure nella bocca trovò nient'altro che il sale dell'ultimo bagno. Così disse solo: e il nonno? Il nonno, papà? Anche il nonno è, anche al nonno è rinunciato? Vide un sorriso triste sbocciare sul volto della figlia. Una fioritura andata male. E mentre lei lo lasciava solo, a piedi nudi sulle piastrelle calde del bagno, aprì ancora le labbra e prese fiato. Ma la lingua non si mosse. Quando lo fece, fu solo per leccare altro sale. Questo è un ritratto straordinario, a nostro avviso, del tema proprio dell'incomunicabilità. Cioè, che Checco Zalone chiamava l'incapibilità, che secondo me è molto bello, come, scusate questa citazione tra Gogol, però, però mi piaceva questo schizzo avanti e indietro. L'incomunicabilità è un tema molto forte, perché c'è comunque nel nostro paese, insomma, la mitizzazione della famiglia, no? Cioè la famiglia, insomma. E tu invece vai proprio a scavare in qualcosa di grosso, cioè il fatto che poi c'è la famiglia, che molto spesso quello che tu ti aspetti degli altri, quello che tu vuoi dagli altri, in questo caso mi pare di capire molto il padre nei confronti della figlia, ovviamente, no? Cioè ecco, c'era questo aspetto di, passami il termine, critica nella tua opera, nel tuo libro, nella tua opera? Ma a me sì, interessava molto raccontare, allora, quando si parla di famiglia, no, si pensa di solito sì, ai componenti chiaramente della famiglia, però la famiglia è anche fatta delle relazioni, no, che ci sono all'interno. E in questo caso i personaggi non si parlano come tante famiglie, si trovano, no, a mantenere un equilibrio fatto di non detti, fatto di ok, va bene, lascio correre, va bene, adesso faccio finta di niente, aspetto domani, no? E quindi si mantiene un equilibrio. Nel momento in cui però in questa famiglia fatta di monadi fondamentalmente, no, di tanti personaggi singoli, arriva qualcosa appunto di così grosso come una resurrezione, il fatto che questi personaggi non si parlano non la fa reagire come famiglia, reagiscono tutti singolarmente. E quindi di conseguenza non riescono ad accogliere quello che è successo, no? Perché di fronte a qualcosa di veramente grosso, di veramente deflagrante, è necessario parlarsi, però lo sanno fare tutti e ecco, loro non lo sanno fare, quindi loro sono veramente in difficoltà. C'è un tentativo sicuramente da parte della figlia di creare una comunicazione, un ponte, soprattutto con il padre, perché ovviamente loro dal punto di vista anche proprio di sangue, no? Mantengono un rapporto con questo nonno, però è difficile anche creare un rapporto dal nulla, quindi devono man mano imparare a parlarsi. E a un certo punto... Certo, la cosa che mi fa molto sorridere è che, cioè, il padre riesce a dire che il nonno è tornato dalla morte, la madre non riesce a dire che divorziano, che mi fa venire in mente una vecchia battuta di Woody Allen che diceva: è meglio essere nero che gay perché non devi dirlo a tua madre. Cioè, era agghiacciantemente, però c'è questo aspetto, no, che è pazzesco, del fatto che, cioè, ok, è tornato il nonno dalla morte, ma non riesce a dire che divorziano, cioè questo, ecco, non so. È molto centrata la citazione che hai fatto, nel senso che il nonno è tornato e quindi c'è un evento esterno che dobbiamo gestire. Quando l'evento però lo creiamo noi, probabilmente, no, c'è tutto poi esatto, un'architettura di sensi di colpa, di difficoltà di comunicazione, cioè questo non hanno mai parlato e la madre deve essere in grado di parlare alla figlia di un fallimento suo con il marito, è molto più complesso di dire fuori piove, no? Certo, anche poi appunto in una situazione così. Ecco, mi ricordavo mentre ho fatto la prima lettura una frase che poi non sono riuscito a trovare, però ormai la domanda l'avevamo scritta, quindi abbiamo tenuto, non si butta via niente. Proprio alla... Allora, cioè tu usi la parola resurrezione alcune volte, però credo solo in una pagina, tra l'altro pochissimo,
E poi però io ricordo, la usi per delle piante che vengono annaffiate. Ok, wow. Non mi sbagliavo, non l'ho trovato ma mi sbagliavo. Ecco, a me ha fatto molto sorridere questo fatto che tu giochi con questa parola, no? Cioè, un altro avrebbe scritto un libro appunto sulla... Invece tu giochi addirittura dandola anche ad una cosa come annaffiare le piante, no? Cioè un po'... è una cosa che abbiamo colto noi o invece... No, è il messaggio subliminale della perfetto, è il classico elefante nella stanza, cioè tutta la famiglia sta pensando alla risurrezione ma nessuno ha il coraggio di dirlo, no? Certo. Però è facile dirlo applicato a qualcos'altro, quindi le piante devono risorgere, stanno certo. Lì mezze morte, no? Perché nessuno le annaffia e si può dire la parola risurrezione, la si può dire un po' impunemente perché non si sta parlando di quello che sta succedendo e quindi si comunica attraverso altre cose, no? Quante volte succede nelle famiglie comunque di comunicare, no? È il famoso dire a, come si diceva qua nel proverbio, a cognato perché per figlio, era la suocera finché la morra. Ecco, esatto. Quindi parlando di altro, penso che adesso la dirsi qualcosa. E poi, perché secondo me quando c'è qualcosa di veramente grosso che succede in delle relazioni, lo si sente tutto intorno, no? Quindi le piante fanno un po' l'atmosfera sospesa anche qui. Infatti, ma cioè, nei tuoi libri c'è molto questa cosa di quello che c'è intorno, no? Voglio dire, succedono delle cose anche intorno, no? Le piante, le macchine, le mura, sì. Voglio dire. Sì, a me interessa molto, e questo è anche un po' il motivo, poi non so se a questo ci arriviamo, ma è il motivo per cui mi piace tanto usare il flusso di coscienza, il monologo interiore. Mi piace perché ovviamente le persone percepiscono i luoghi in maniera diversa l'una dall'altra, no? Tant'è che il mio primo libro parla proprio di questo, quasi parla proprio di questo, arriva con una frase da Oltre il giardino che dice la vita è uno stato mentale, nel senso che è davvero come noi percepiamo le cose, cioè le cose non possono mai essere veramente oggettive nel momento in cui c'è una mente che le guarda, no? E che le deforma ed è una lente diversa, no? Vabbè, questo ovviamente ne parla anche la psicologia quando parla di percezione selettiva, no? Il famoso esempio della donna incinta che magari quando cammina vede tutti i negozi per bambini, certo. Tutti i negozi di passeggini, vede altre donne incinte, no? Quindi ecco, ha una percezione selettiva, la memoria selettiva, quello che ricordiamo, no? Quindi la realtà non può mai essere obiettiva, la realtà certo. È sempre una deformazione, per questo io amo molto il fantastico, perché il fantastico è vero che ci racconta una realtà che non esiste, ma forse ci racconta la realtà come noi la viviamo, no? Prima dicevo dello scarafaggio e ne parlavo anche con Massimo Macchina, e cioè se Kafka avesse detto che Gregor Samsa si sentiva uno scarafaggio sarebbe stato una cosa. Dire che si trasforma in uno scarafaggio secondo me dà molto più forza a quella che è, ok, non è più una biografia reale ma è una biografia emotiva, no? Come mi sono sentito, la racconto così la storia, su come si sente il personaggio. E c'è una frase molto bella, scusa parlo un sacco lo so, c'è una frase molto bella in una... Io bevo, guarda. Sono sicuro che le domande sono belle, quindi un sacco di io mi inviterei Giorgio Tribuani tutti gli anni, è proprio bello invitarti, no? Vai avanti perché stai dicendo cose molto belle. No, volevo aggiungere solo una cosa, c'è una autobiografia, autofiction scritta da Jim Carrey che a un certo punto ha una frase e dice niente di tutto questo è reale ma tutto questo è vero, e a me questa frase è piaciuta un sacco perché niente è avvenuto veramente così ma tutto è raccontato per come, no, è più vicino a una verità per come è percepita, e quindi questo sono molto appassionato. Io appena ho iniziato a leggere il libro con i soci dicevo guarda così proprio ho detto guarda Bulgakov mi è riuscita questa cosa per il surreale. Però secondo me poi, cioè se penso a il cane, no? Di Bulgakov, cioè poi in realtà lui usa quella figura per usare una sua verità, no? Cioè, in qualche modo. Invece tu secondo me invece fai emergere una storia reale che diventa, cioè in questo senso poi c'era anche, no, la famosa frase surreale più reale del reale, no? Eccetera, eccetera. Cioè, però tu poi alla fine nell'assurdità. Racconti l'assurdità di un evento eccezionale, racconti
una storia vera che forse molti hanno vissuto, no? C'è molta verità in questo, no? Sì, sì, ecco, è proprio esattamente quello che penso, cioè che a volte la verità di quello che proviamo passa più attraverso la finzione, ma non a caso tante volte poi quando si parla di narrativa si parla di trasfigurazione, no? Quindi trasformo in qualcos'altro per avvicinarmi di più a quello che voglio raccontare. Certo. Quindi, ecco, secondo me le autobiografie, ma proprio diciamo autobiografie secche, no? Dove non c'è un lavoro sul montaggio, sulla finzione, eccetera, perdono qualcosa da un punto di vista letterario, perché non è possibile non voler spostare niente di quello che è successo per raccontarlo in maniera più personale, no? Assolutamente. Io infatti volevo chiederti proprio questa cosa, i tuoi libri partono tutti da spunti forti, no? Cioè un guasti, c'è cioè un cadavere messo in, che fa una performance. Poi le leggo perché non ricordo tutto, insomma, poi in blu c'è l'adolescente ossessiva compulsiva, il padre. La prima domanda è: ma cosa fumate dal Adriatico? Però questa è un'altra cosa in privato, cioè cosa fate, perché ci si diverte tantissimo a questo punto dal Adriatico. Esatto, immagino. Tu descrivi questo Abruzzo che noi immaginiamo come una sorta di Las Vegas, cioè succede tutto lì. Detto questo, c'è dell'inquietudine nei tuoi libri, no? Cioè poi conoscendoti anche, cioè, c'è questa leggerezza, però c'è un'inquietudine di fondo. Cioè, vuoi perturbare i tuoi lettori? Ma il perturbante è proprio la mia ossessione da un punto di vista narrativo. Abbiamo un buon ricercatore qui. Sicuramente per me è molto... Perché, ecco, faccio prima una disambiguazione tra il perturbante e l'horror, no? Che invece mi interessa molto meno. Il perturbante racconta... secondo proprio la teorizzazione di Freud, no? che ha scritto proprio il volumetto che un po' ha messo ordine in quella che era la trattazione di questo termine, il perturbante parte da quello che per noi è familiare e che poi però a un certo punto rivela un lato sconosciuto. Tutto, cioè fondamentalmente certo, tutto, certo, no? Cioè, certo. Quindi noi sì, possiamo con l'abitudine cercare di comprendere meglio l'altra persona, l'io, la morte, la vita, farci tutte le domande possibili, no? Però fondamentalmente tutto è familiare, ma poi ha dei lati sconosciuti. Quindi per me è proprio, cioè, scrivere, io l'ho sempre vissuto come anche un metodo di indagine, no? Cioè quello di cui non so parlare, ho bisogno di scriverlo proprio per cercare un nuovo sguardo, per cercare di dargli un ordine anche in qualche modo, no? Di comporre un ordine. E quindi ecco, per questo mi piace molto partire da delle situazioni che mettono il personaggio di fronte al limite, perché il personaggio nel momento in cui si trova di fronte al limite è costretto a reagire o a soccombere, no? Fondamentalmente. Quindi questa famiglia di fronte al limite di questa resurrezione è costretta a dire: ok, diventiamo famiglia o scoppiamo. In Guasti, dove c'era appunto questa mostra che non so se conoscete, Real Bodies o Body World, sono queste mostre di questi corpi plastinati, no? Che sembrano insomma imbalsamati, e cioè improvvisamente in questa mostra viene ospitato un corpo che però è il compagno della protagonista del libro, che quindi è costretta a vivere lì 30 giorni invece di andare al cimitero, va alla mostra per vedere il compagno scomparso. E anche lei comunque è talmente tanto bloccata in questa situazione. Ho visto facce nel pubblico. Sì, ha detto... E non ci siamo mai visti dal vivo, sempre se non E ecco, questa donna che è bloccata, è sempre stata un po' legata a tutto quello che faceva il compagno, perché lei era una fotografa, lui un fotografo, ma lui era molto più bravo di lei, o almeno questo è quello che lei sentiva, quindi non era mai stata in grado, no, di provare anche lei ad agire nella vita. È costretta a provare ad agire, perché non può continuare ovviamente a farsi il tour di tutte le mostre, no, dove il corpo plastinato del compagno. Ma infatti, se mi permetti di venire su Guasti, che io ho letto subito quando uscì, insomma, molto bello, è che poi anche in Guasti la situazione è veramente paradossale, però tu non hai la sensazione di assistere ad un melodramma in cui c'è una donna disperata, anzi c'è una donna che arriva a prendere forse anche le distanze in qualche caso, no? Cioè a dire: ho vissuto la tua ombra, cioè che è quasi, ecco, paradossale, no? Sì, cioè, secondo me è un risveglio di fronte al limite, no? Cioè il limite ti dice: che fai?
certo. Ti tieni tutto così e perdi oppure provi. Ecco, ci sono delle storie ovviamente ancora più spinte del perturbante, no? Dove i personaggi rischiano magari di morire, hanno delle persone da perdere, quindi magari dei personaggi che sono assolutamente miti che arrivano a uccidere, per esempio. Certo. No? Quindi c'è sempre un'evoluzione molto forte dei personaggi da dove c'è il perturbante. Certo. Perturbate se ti dico Bernard? Vabbè. Ok, no, è una mia curiosità personale. Thomas Bernhard, grandissimo scrittore. Qualcuno dice il più grande del Novecento. Io, insomma, se non è più... È nel mio Olimpo, comunque. Vabbè, sicuramente anche nel mio, scrittore mitteleuropeo che, insomma, ha raccontato un'Austria perturbante, poco prima che scoppiasse il nazismo. Assolutamente nel mio Olimpo, sia per quanto riguarda le tematiche, e infatti in Guasti mi sono ispirata tantissimo a Thomas Bernhard, ma sempre proprio perché c'è questa dinamica genio-talento, questa dinamica ho paura di essere meno di, allora mi autosqualifico, no? Non voglio giocare più, e, che c'è nel suo convento di Bernhard appunto, ma non solo nelle tematiche ma anche nella lingua. Thomas Bernhard è stato il mio modello numero uno proprio, ma prima di Joyce, prima di... proprio nell'utilizzo dell'ossessività del linguaggio, del monologo interiore, di queste scatole cinesi che lui crea, dei personaggi che dicono quello che dicono altri personaggi, che dicono quello che dicono altri personaggi, e tra l'altro apre 100 milioni di parentesi, ma alla fine è tutto assolutamente comprensibile. Assolutamente, poi è godibile, no? Mezzo miracolo anche questo. Sì, è teatralmente divertente, peraltro, no? Penso al Wittgenstein. Ma... c'è una cosa che abbiamo notato tutti, poi a cui tanto io sono, ti chiedo perché sono particolarmente legato al mondo della performance, cioè, come tu ben sai, eccetera, eccetera. Tu hai questo legame con la performance, no? Voglio dire, in Guasti addirittura un funerale, una morte diventa una performance, e tanto mi sono chiesto qualcuno la farà prima o poi, perché qualcuno la farà, ma anche in Padri alla fine, cioè, leggendolo più che un film sembra un proprio un video di performing arts, no? In cui ci sono questi, penso che so, a Raffaello Sanzio Societas, per cui questi Castellucci, quindi queste entrate, queste presenze, no? Ecco, non so, c'è questo legame che si sente da fuori, c'è con l'arte performativa? Assolutamente, ha molto a che fare con quello che dicevamo prima, cioè io divento qualcun altro per diventare più vero in un certo senso, no? Per trovare delle parti di me, per scoprire delle parti nuove. Ecco, adesso, spoiler, sto scrivendo un nuovo testo che parla proprio di... che ha al suo centro un attore. Mi sono trovata a intervistare, perché chiaramente sto facendo un lavoro di ricerca, prima di cominciare a scrivere mi sono trovata a intervistare tanti attori, ricercati su Facebook, l'associazione degli attori che vogliono parlare con me, che mi raccontano come funziona. E ci sono veramente tante cose che hanno a che fare in maniera molto stretta con la scrittura, per esempio, no? Cioè quella di vedere i personaggi in relazione e non come dei singoli, quello di diventare qualcos'altro e sentirsi più autentici a volte, no? Quindi io tante volte penso... le cose che metto nei libri, che spesso comunque sì, c'è trasfigurazione, c'è finzione, però spesso sono molto mie comunque, no? le riflessioni, i pensieri dei personaggi, praticamente vanno a finire a tantissime persone che non conosco. Ma io mi guarderei bene dal dire tutte quelle cose che sono nei libri a tutte le persone che non conosco, certo, senza il filtro della finzione, certo, no? Che da un lato le rende più reali, ma da un lato le rende anche comunicabili. E quindi l'attore in qualche modo, quando si trasforma in qualcun altro, no? Mi dicevano, proprio scoprono delle cose nuove di sé, si sentono vivi. Poi vabbè, Jim Carrey, che citavo poco fa, è un po' è l'esagerazione di questo, no? Perché lui dice: nel momento in cui non sono più un personaggio non esisto, e vabbè, questo ovviamente porta probabilmente una delle conseguenze più rischiose. È un po' maschera di Bergman, no? Che alla fine sì, talmente tante le parole utilizzate per fuori che poi non è più le parole dentro, no? Per cui c'è questa cosa come del comico triste, che è un po' un luogo comune, però poi in realtà è vero, cioè c'è questa cosa di rimanere sempre... sempre un pochino appesa a qualcos'altro. Io ho una domanda personale che faccio velocissimo prima di passare il microfono a Maria Chiara.
Parlando di incipit straordinario, mi è venuto in mente un libro che a me ha colpito molto, è morto da qualche settimana, forse mese, Marias, no? Domani è una battaglia, pensa a me, che è un incipit tra i più clamorosi della storia della letteratura, oserei dire. Dopodiché il libro a me non è piaciuto moltissimo, no? Però la domanda è: come fai a gestire un'idea così forte, un'idea narrativa così forte, a gestirla per 200 pagine, nel senso che un'idea narrativa, cioè il racconto, no, per esempio, è breve, quindi ha, come dire, la possibilità di avere uno sviluppo più lineare, si chiude velocemente, proprio parlando in modo molto semplice. Cioè, quando hai un'idea così grande, tu ne hai diverse, cioè, come la gestisci? Ti cavalca un po'? Allora, io ho sempre vissuto la prima parte del romanzo con un grande sprint, no? Cioè, comincio e 70 pagine vanno di volata, no? Perché se hai proprio l'entusiasmo dell'inizio di un nuovo testo, quindi ti inserisci nel testo. Anche le ultime pagine vanno in volata perché stai chiudendo tutto, no? E quindi tutto sta arrivando alla sua risoluzione. Quelle di mezzo hanno, cioè, richiedono molta più fatica. E infatti a me ha sempre colpito una frase di Roth che diceva è l'ostinazione, non il talento, che mi ha salvato la vita. E io l'ho sempre vista verissima, perché comunque sì, potrei citare anche Foster Wallace che dice il talento è solo una penna che scrive invece che una che non scrive, no? Ci sono tutta una serie di altre cose. Ecco, Philip Roth parla dell'ostinazione, Foster Wallace parla dell'amore che hai nei confronti dei due personaggi, ci possono essere varie cose che ti spingono ad andare avanti. Da un punto di vista dell'amore, chiaramente c'è da dirti, e questo ovviamente è una cosa da chiedersi prima, quanto tieni a quello che stai raccontando, cioè se c'hai davvero qualcosa da dire oppure ti stai buttando in un testo, e allora lì, come dice Wallace, a un certo punto mancano le calorie emozionali per arrivare alla fine. E da un punto di vista dell'ostinazione, io per una serie di casualità ho lavorato tanti anni nello sport e nella comunicazione, cioè nello sport per davvero. No, io scrivo articoli agghiaccianti di calcio, per cui ti capisco. Okay. E quindi lavoravo spesso con dei maratoneti e dicevo, ma come fate 42 km, virgola, boccia? Cioè ci sono anche altri, poi arrivi a 42, ci sono sempre dei centinaia di metri. E loro mi dicevano, ma non devi mai guardare il traguardo finale, devi sempre dire, ok, il prossimo traguardo è quello in fondo alla via, poi il prossimo traguardo è fino al semaforo, poi il prossimo traguardo è fino al negozio di alimentari. La mia domanda era stupida, perché effettivamente con la scrittura succede lo stesso, cioè nel senso, come si scrive un romanzo, un capitolo una volta? Certo, ma è la stessa cosa che affronto io quando vado dal bagno alla cucina, cioè dico, ok, ora una lampada, ora un momento di lo stesso, capisco queste grandi fatiche. Prima di fare la domanda di Alaska, io capirei, perché secondo me ci sono delle domande, stasera io la sento un po' così, vorrei aprire, sono felice, ecco, aprirei al pubblico, quindi la domanda. Una domanda da lettore, così, quanto tempo perdi o impieghi nel dare i nomi ai tuoi personaggi? Nel senso, il nome ha un significato certe volte, non dico che questi siano nomi simbolici o che, però chiaramente uno scrittore se li deve sentire. Posso aggiungere un carico d'accento su questa bellissima domanda? Non ti dirò chi di noi tre ha scritto, la leggo perché no, io non l'ho ancora capita. Tutte le protagoniste femminili hanno nomi che iniziano per G. Non è casuale, giusto? No. Non è casuale. Okay. Massi, se sai, mi hai scritto una bellissima domanda. Io non l'avevo capita, non ci avevo creduto. No, non è casuale. Fatto da questo e poi arrivo a tutti i personaggi. Allora, io ovviamente, come tutti gli autori, ho una parte che comunque mi riguarda, no? In questi libri, nonostante ci sia appunto la trasfigurazione, il lavoro sulla finzione, eccetera, eccetera. Soprattutto nelle tre protagoniste femminili, quindi Giada in Guasti, che per me era una sorta di personificazione della paura, perché comunque Guasti l'ho scritto che ancora non avevo pubblicato niente. Quindi della paura, sì, io amo la scrittura, ma la scrittura ama me, quindi vivevo quella grande paura di dire oddio, però cioè, sarò poi all'altezza, no? E, in blu
dove c'è praticamente questa protagonista che si chiama Ginevra, anche se poi è soprannominata Blu, la parte che più mi riguardava era quella della persona comunque ossessionata fondamentalmente da tutta la realtà e che però riesce in qualche modo a riordinare questa realtà nell'arte, nel suo caso è la performance art, nel mio caso è la scrittura, nel caso di Gaia questo desiderio di comunicazione, no, nella famiglia. Ovviamente allora parto da una frase che mi disse una volta Giulio Mozzi, che è il mio maestro, è stato a lungo il mio maestro, ecco, nella scrittura. E Giulio una volta mi disse: ci sono delle persone che parlano all'interno dei loro testi di se stesse, no? Quindi fondamentalmente fanno delle opere di scrittura del sé, ci sono delle persone che parlano di cose completamente differenti, ci sono delle persone che parlano di come la loro vita sarebbe andata se il coraggio e la fortuna le avessero fatto andare diversamente quella vita. E mi disse: tu fai parte di questa, di questo settore qui. Ed effettivamente questi personaggi spingono un po' oltre le mie paure, quindi io li ho sempre vissuti come delle possibilità, possibilità che nascono dallo stesso punto di partenza e che poi però si evolvono verso qualcos'altro. E quindi io metto il mio punto di partenza, la mia iniziale, ma poi faccio evolvere il nome verso qualcos'altro. Quindi le possibilità, quindi. Quindi, ecco, per rispondere alla domanda di Enrico, quindi da un punto di vista proprio di personaggi principali c'è una progettazione che fondamentalmente è quali nomi mi piacciono con la G quando c'è un personaggio che mi somiglia. In realtà, per esempio, ecco, in Binari non c'è un personaggio che mi somiglia, quindi, ma anche in Superstar c'è e quindi c'è la G, anche se è usata per un personaggio maschile perché è un po' più distante. E per gli altri personaggi, fondamentalmente, a parte Oscar, che è quasi l'anagramma del nome di mio padre, si chiama Carlo, in realtà vengono nominati per come mi suonano, cioè per come li immagino. No, capita, uno guarda una persona e dice: questa, che nome gli daresti a questa persona qui? E dici: oddio, c'ha la faccia un po' più da Marisa che da Laura, no? E quindi ecco, è un po' più quello, un po' più immediata come cosa. L'unica veramente, veramente ragionata è quella dei personaggi principali, quindi le protagoniste con la G, e qualcuno in più. Per esempio in Blu c'è la professoressa, che poi è uno dei personaggi più importanti per la ragazza, che si chiama Tiziana, come una persona che è stata particolarmente importante nella mia adolescenza. C'è un personaggio che mi sta particolarmente antipatico che è il nome di un personaggio, di una persona reale delle mie scuole medie. Ah, vabbè, certo, anche questo ha il suo motivo. Ci sono altre domande dal pubblico? Ok, no, perfetto, allora faccio una domanda, prego. Volevo chiedere il ruolo di Clara, che è stata lei quella che ha rifiutato la risurrezione del suocero, gli hai dato apposta perché era la nuova o perché gli hai dato così fredda, così incredula? Allora, mi piaceva l'idea che qualcuno non accettasse questo miracolo, no? Qualcuno che lo rifiutasse, perché loro sono un po' le tre reazioni fondamentalmente, quella che crede, quello che normalizza e quello che rifiuta. E lei ovviamente era quella un po' più adatta al rifiuto, ma durante le presentazioni mi è capitato spessissimo di sentire: Clara non capisce niente, no? Cioè, una persona un po' più agita, più antipatica. Però io in realtà l'ho amata molto Clara mentre scrivevo, e perché ho pensato, è vero, che non fa questo atto di fede, perché comunque c'è proprio bisogno di un atto di fede, ma non fa un atto di fede perché non riesce a fare un atto di fiducia, perché fondamentalmente non c'è comunicazione col marito, non si sente capita e quindi non ha nessuna voglia di capire. Ed è comprensibile come cosa, secondo me. Mi sono anche chiesta che cosa sarebbe successo se quest'uomo fosse risorto molto prima, quando magari c'era un rapporto idilliaco tra Clara e Oscar, no? Ci sarà stato un momento in cui si amavano di più e si comprendevano di più. E secondo me lei in quel caso non l'avrebbe rifiutato, almeno ci avrebbe provato. Quindi è sempre legato al rapporto interno. Infatti a me viene in mente questa cosa, no? Cioè, la dico perché l'hai detta tu, no? Cioè che poi alla fine comunque una relazione d'amore, un matrimonio ovviamente, quindi un rapporto di grande fiducia, poi in realtà piega un po' la realtà intorno a sé, perché se tu sei innamorato di qualcuno e arriva e ti dice: guarda, quell'alcolizzato vestito male è tuo padre, dici: non vedevo l'ora di presentarmi, no? Se invece è
la persona con cui magari appunto sei in un momento di rottura o magari di sfido, perché anche lui non è proprio sanissimo, Oscar, ecco, cioè, senza spoilerare lo raccontiamo, ma insomma Oscar non è proprio lucidissimo in generale, cioè se ti racconta una persona con cui non sei completamente innamorato una cosa così incredibile, cioè è anche legittima, no, questa sfiducia qua, cioè io l'ho letta così, no? Cioè, un po' di... Sì, ma infatti per me la sua è la reazione più normale, cioè c'è questo che ha 20 anni meno di lui, sì, e sì. Mio padre dice vabbè, cioè, sei andato. Sì. Poi ecco, quando ami veramente molto molto una persona sei disposto anche a dire vabbè, sentiamo un attimo, proviamo a capire. C'è un bellissimo monologo di Paolo Rossi che era sulla... sulla scena insomma di Giuseppe e Maria, no? E lui però raccontava di Giuseppe e Maria che scoprono che sta nascendo Gesù, no? E lui però la raccontava tutto in questo modo da coppia che sta cercando di capire se c'è stato un tradimento, ed era geniale, no, il gioco, perché lui gli faceva le stesse domande quando siete traditi, ok, ma questa spada quanto era bella, quanto era potente, no? C'era tutto un gioco, perché poi alla fine la relazione forse cambia un po', il fa cadere attorno a sé un po' anche le cose che succedono intorno. È il momento di Maria Chiara, domanda di Alaska, che ringraziamo ancora per essere qui con i libri. Grazie. Forse voglio se... Ah, se capite la presenza... Vabbè, grazie mille per questa presentazione, è stato un dialogo davvero interessante da ascoltare e ricco di riferimenti. Ed è un po' su questo che volevo fare la mia domanda. Un po' perché ero interessata a sapere come tante cose in realtà le hai già dette, quindi poi le risposte alle mie domande già ci sono in quello che hai detto, ma magari non esplicitamente, quindi comunque te lo chiedo se vuoi dirmi, guarda, abbiamo già provato l'altra volta. Volevo sapere un po' com'è il tuo, quando decidi appunto di scrivere un testo, qual è il tuo, come ti poni rispetto alla scrittura, quanto c'è di ricerca e quanto invece la affronti più come un processo, un percorso. Parlando del tuo nuovo libro sugli attori, hai già detto, ho intervistato tanti attori, immagino su un testo come Padri che parla di famiglia e quindi ci sono dei ruoli, cioè, immagino quindi un percorso un po' diverso, anche perché parli delle relazioni che sono le più normalizzate in assoluto, che sono quelle familiari, e quindi è difficile anche staccarsi da quella che è stata la propria esperienza, guardarla da fuori, comprenderla, ricostruirla. E mi chiedo quanto di questo, quanto per fare questo ti ha aiutato la letteratura, la narrativa, qui ho fatto tantissimi riferimenti, quanto invece ti sei appoggiata anche ad altri testi e quanto invece è stato un tuo percorso anche personale nella scrittura. Grazie. Allora, dice una cosa giustissima, nel senso che questo libro qui ha avuto un percorso completamente diverso dagli altri. Per esempio con Blue, dove dovevo parlare di performance art, di cui sapevo pochissimo, fondamentalmente conoscevo sì Marina Abramovic e proprio di più, e di disturbo ossessivo compulsivo, c'è stato tanto studio precedente alla scrittura, quindi sono stata a un grande festival che c'era a Venezia dedicato alla performance art, un festival internazionale, ho stalkerato tutti i performance artist che c'erano, chiedendo mail, poi sentendoli anche nei giorni successivi, cercando di capire un attimo non solo cosa fosse, diciamo, loro la performance art, ma anche per esempio, io sapevo che nella musica si va al conservatorio, se vuoi fare l'artista vai all'accademia, ma un performance artist che fa, no? Sì. E quindi mi hanno parlato dei workshop, tutto quello che è un po' il loro percorso, poi mi hanno fatto capire che ognuno di loro per esempio veniva da un'arte, no? Quindi c'è il performance artist che parte dal teatro, quello che parte dalla scrittura, quello che parte dalla musica, no? Quindi ci sono appunto queste evoluzioni, oltre chiaramente a tutta la lettura di biografia di Marina Abramovic, testi, per esempio c'è un bellissimo testo sulla performance art saggistico che si chiama Io sono un'opera d'arte, che è di Dalia Colomba. Ecco, ci sono, quindi c'è una parte di testi e una parte di interviste, così come con gli attori, quindi ho letto tutto il metodo Stanislavski, tutto Anton Chekhov, quindi ho cercato dei libri e poi anche appunto gli attori che più mi rispondessero. Uno dei più complessi è stato Binari, da questo punto di vista qui, perché ho dovuto cercare macchinisti e capotreno che mi raccontassero come funziona quando purtroppo c'è un investimento
del treno e poi ho parlato con questo psichiatra che era lo stesso che mi aveva fatto da consulente per Blu per chiedere come funzionasse il disturbo post-traumatico da stress. E tra l'altro c'è l'intervista proprio alla fine del libro, perché era talmente bella, raccontava da... Posso chiederti chi è lo psichiatra? Sì, Domenico De Berardis si chiama, che è psicologo e psichiatra ed è il direttore del centro di salute mentale di Giulianova, ed è un personaggio meraviglioso. E ecco, lui ha anche molta preparazione letteraria, cinematografica, quindi ha fatto anche tantissimi esempi. Quindi questa è la preparazione tecnica, poi c'è sicuramente quella letteraria, quindi a quali modelli posso ispirarmi per raccontare questa storia? Allora ecco, se per Blu mi ero occupata, no, di intervistare lo psichiatra, di intervistare i performance artist, da un punto di vista di scrittura io volevo utilizzare la seconda persona. E quindi ho cominciato a leggere McKinnon, ho cominciato a leggere Perec, ho riletto Se una notte d'inverno un viaggiatore, quindi tutti i testi in seconda persona, cercando di trovare poi come la mia voce potesse utilizzare, diciamo, quello che poi era già una piccola tradizione, no? E quindi ho inserito l'imperativo, ho inserito altre scelte mie. Quindi questo per alcuni libri. Padre ha avuto in realtà una vita completamente differente, perché prima di tutto l'ho scritto 9 anni fa, ma ci sono state nel frattempo 4 stesure complete, cioè proprio buttate giù e riscritte, perché ogni volta mi sembrava di non avvicinarmi mai veramente a quello che doveva essere il tema. E poi durante il lockdown ho riletto la lettera al padre e ho capito che cosa volevo avere, infatti per questo poi che sta in esergo, e ho capito come volevo centrarlo, quindi ho riscritto tutto, ho buttato un sacco di cartelle già scritte, quindi secondo me su un libro di 160 pagine avrò buttato almeno 500 pagine di volta in volta. Ma Paul McCartney diceva Paul McCartney, dopo che hai buttato 80 canzoni te ne viene fuori una buona, no? Per cui di solito questa è una cosa che funziona in questo modo. Io, allora, mi piacerebbe tantissimo che ci facessi un regalo, se domani hai voglia di scriverci alcuni dei libri che hai citato, perché hai citato Perec, Calvino, eccetera, eccetera, sarebbe fantastico, li mettiamo sulla pagina di Esteticamente, che vi invito a frequentare, a cliccare, a mettere mi piace, a fare queste cose, e anche il sito, e anche Instagram, dove siamo come Fiori di Bach. Quindi vi invito a... questo ci dà... Fiori di Kant, scusate. Sui fiori ho sempre avuto molti dubbi e molte confusioni, non da oggi. E comunque, però fiori di Kant, appunto, come il noto filosofo di Königsberg. Adesso faccio vedere che ho studiato, perché con una figura del genere non riuscire più ad uscirne. No, quindi ecco, ci teniamo molto, partecipate, vivete la nostra pagina, perché anche questa iniziativa vive grazie a quello. Domani sarà ad Alaska a presentare Binari, sarai tu Maria Chiara? Again? No, però siamo in tanti dentro Alaska e ci saranno tutti gli altri soci. Certo, perfetto, benissimo. Adesso stiamo per chiudere e quindi ci sono le domande, quelle che non siamo riusciti a fare agli altri scrittori. No, non è vero. Sui loro libri. No, c'è la domanda in cui, cioè, noi ti offriamo da bere, creiamo questo clima per poi portarti un po' nella nostra caverna, no? Okay. E nella nostra caverna abbiamo ideato questa domanda, questo gioco che so che poi magari parte anche col pubblico, è se, attenzione che è difficile, la leggo. Allora, c'è un libro secondo te sottovalutato che meriterebbe maggiore attenzione? E questa è la risposta del paraculo, è semplicissima. La seconda domanda è: è un libro di cui non ti spieghi il successo? Però c'è quello. No, allora, per tua informazione ti dico, la Maini stasera a Stoccolma, Voltolini che deve venire qua tra 2 settimane, Voltolini è uno dei più bravi del mondo. È uno dei più bravi del mondo, sì, è molto amato ed è molto simpatico Voltolini. È molto... Io ho letto 2 libri di Voltolini, 2 bellissimi. Sì, assolutamente, ma infatti è stato invitato qui perché poi insomma, ecco una persona che ha una conoscenza della letteratura, no? C'è un nome della letteratura. Allora, prima di rispondere a questa domanda su cui abbiamo meditato a lungo,
Due scrittori che leggi italiani, due scrittori che ami italiani? Che dovrebbero essere più... Se ci sono italiani... No, no, questo no, poi... No, no, poi tanto la domanda che stai qui dobbiamo di fare, cioè non è che sei ostaggio, non è che sei proprio... Però, no, vabbè, mi viene in mente così, se ci sono... Io, per esempio, con questo avrei delle difficoltà. Ci sono degli scrittori italiani che... No, ti dico che dovrebbero avere più successo, Edoardo Zambelli e Enrico Macioci. Ok, che io non conosco. Enrico Macioci... No, devono avere più successo. Okay. Enrico Macioci in realtà ha pubblicato due libri con Mondadori, quindi comunque c'è anche un editore più grande. Adesso ha pubblicato un bellissimo libro con Terra Rossa. Okay. E Edoardo Zambelli ha pubblicato due libri con Laurana. Ah, beh, è una grande casa editrice, però ha una storia. Il secondo in particolar modo è bellissimo, io lo uso anche nei miei corsi. Purtroppo è bellissimo. Ce li scrivi domani che li pubblichiamo. E adesso invece libri di cui non ti spieghi il successo. Loro tra l'altro che non sono dei cartonati, un pubblico vero, cioè, loro vengono qui da vengono qua apposta per questa domanda, no? Però te siamo riusciti a. Beh, anche le camere off. Se no, dai. Dobbiamo salutare la. E domani trovo. Allora, ascoltatori di Instagram, siete un po' degli spioni voi, no? Per cui non vi meritate le cose più salaci che adesso accadranno. Quindi spegniamo Instagram, spento Instagram, vai.